Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Stato russo può essere tradotto come l'imperfetto, il passato prossimo e il passato remoto, in base all'aspetto del verbo che usiamo, ovviamente. Ovviamente, a differenza dell'italiano, il passato russo ha solo 4 forme e basta. Quindi vediamo queste forme, che finiscono con la lettera L, la, lo e li. Da che cosa dipendono queste forme? Dipendono dal numero dei soggetti e dal genere, ovviamente. Come formare il passato in lingua russa? Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo togliere la disinenza dell'infinito di qualsiasi verbo che finisce in T e aggiungere la disinenza che appena abbiamo visto, che finiscono con L, la, lo e li. Ragazze, se non siete ancora iscritti, mettetemi un like e iscrivetevi al mio canale. Scrivetemi dei commenti perché i vostri commenti sono molto importanti. In base ai vostri commenti vi posso fare altri video che magari aiuta qualcuno a capire meglio la lingua russa nei dettagli. Vediamo, parliamo delle persone. Per esempio, una persona maschia ha fatto qualcosa. Prendiamo il verbo citati. Citati. Tagliamo la disinenza T e aggiungiamo la lettera L. Per esempio, Andrei читал. Ok? Quindi, stava leggendo. Se prendiamo il genere femminile, per esempio, Anastasia. Anastasia читала. Читать. Тагліамо la disinenza T e aggiungiamo la disinenza La. Perché sempre femminile finisce con la lettera A o IA generalmente. Quindi anche in questo caso in passato noi usiamo la lettera A per far capire che sia femminile, una femmina che fa qualche azione. Ovviamente quando ho detto anche prima un uomo che ha fatto un'azione finisce con una consonante come il genere maschile generalmente. Se vogliamo vedere qualcosa di neutro, per esempio окно, ovviamente non può leggere, però per esempio può essere быть, che in passato è было, ok? Se prendiamo il neutro, окно было грязным, quindi la finestra era sporca. Se prendiamo plurale, per esempio, la gente leggeva, che in russo è plurale. Люди читали. Tagliamo la disinenza «ц» dal verbo e aggiungiamo «ли» e basta, люди читали. Se vogliamo vedere il verbo essere, in passato c'è. Purtroppo in presente noi non lo usiamo quasi mai, però in passato dovremmo usarlo, per il fatto che è necessario farlo. Vediamo se sia un maschio, un был. Se sia una femmina, она была. Se sia un neutro, оно было. Cioè cambia l'accento tra femminile e neutro, però la pronuncia è quasi la stessa. Se parliamo del plurale, они были. Quindi le disinenze sono sempre quelle. Come sapete, i tempi in russo comunque più semplici rispetto all'italiano. Non dovete scegliere tanti possibilità, imperfetto, passato prossimo, remoto, tutto quanto. Ma comunque potete usare il passato. Dopo sarà un compito ovviamente scegliere l'aspetto del verbo. Però anche per quello ci sono le regole che vediamo in futuro. Quindi se volete dire una cosa in passato, basta togliere la disinenza dell'infinito e mettere in base al genere e al numero. Quindi cambiare in modo molto semplice. Questo è tutto ragazzi, se vi servono altri esempi fatemi sapere, ce lo facciamo magari insieme nei commenti. Fatemi dei commenti, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti, perché è necessario.